Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Buona settimana, buon lunedì. Apro la settimana con una pillola del coach, zibaldone alla mano, appunti presi, perché vado a rispondere ad una domanda che diventa una pillola del coach video. Questa volta faccio il processo inverso: prima pillola del coach video, che trasformerò poi in pillola del coach scritta. Allora, Erika, che saluto, mi ha posto un'interessante domanda, che anche in questo caso semplici domande su argomenti semplici possono risuonare ripetuti ancora come delle banalità, ma a volte è necessario andare a fare un ripasso e ricapitolare su argomenti semplici ma fondamentali. Ora, non vi farò un video, non registrerò un video come su un tema come correre per 2 ore, il segreto per migliorare, che sono concetti che si sanno dagli anni 50, oppure vi insegno il metodo rivoluzionario del 2021 per migliorare nuovo protocollo, il salto con la corda, che sono cose che si usano dagli anni 30. Ma chiusa questa parentesi comica, veniamo a noi. Allora, il video di oggi si intitola Recupero attivo. Ok, ma cosa fare nello specifico? E Erika mi chiede: ciao Mattia, cosa consigli di fare o non fare ai tuoi atleti nei giorni di recupero? Come descriveresti un giorno di riposo attivo? Quanta attività barra dose di attività è troppo o troppo poco? Allora, spesso viene consigliato come recupero attivo dopo gare, dopo comunque giorni intensi di lavoro intenso qualitativo o muscolare, di prendersi il giorno di recupero attivo, e si va a consigliare di fare una corsa blanda, una pedalata blanda, una remata blanda. Ok, ma ricordiamoci che ogni cosa fisica, qua mi sono preso degli appunti, ogni attività fisica che fate non dovrebbe essere percepita come allenamento. Il carico di lavoro, cioè l'alleggerimento nel giorno di recupero, deve essere non solo fisico, quindi ci va uno stacco non soltanto fisico, ma anche mentale. Perché come nella settimana, se noi ci mettiamo, ad esempio, 5 giorni di allenamento con 2 giorni di recupero attivo, cosa succede? Spesso, molto volentieri, quando ci si mette sempre sulla stazione, tipo il remo ergometro o la bike, o si va a correre, la sessione non diventa poi un vero e proprio scarico, perché c'è sempre questo, c'è sempre il passo, non si va a fare questo stacco sia fisico che mentale. La parola chiave è staccare la spina, quindi è consigliabile andare a fare attività che non c'entrino, paradossalmente che non c'entrino niente, nulla, con lo sport specifico che si va ad allenare. Quindi chi corre tutta la settimana, nei 2 giorni di scarico, di recupero attivo, può andarsi a fare, ad esempio, non so, un'uscita di trekking, tranquillo, senza guardare, questo qua si lascia a casa. Ha sensazione, 100% testa libera, si fa un'attività motoria, blanda, non strutturata,
strutturata e appunto destrutturata da come invece potrebbe essere una struttura settimanale classica, intervalli, tot minuti, eccetera, eccetera. Quindi, questo è il modo che prescrivo di attuare i giorni di recupero. Il giorno di recupero deve essere appunto lavoro e minutaggio, lavoro tra virgolette, a sensazione, destrutturate tutto, quindi testa libera, testa staccata, scollegata dalle rilevazioni di cronometri, GPS, eccetera, eccetera, e andate a sensazione. I professionisti, ad esempio i ciclisti che si impegnano nei tour tipo Giro d'Italia, Tour de France, quando hanno il giorno di riposo, ad esempio, non staccano mai, perché paradossalmente arrivare da tappe tipo 6 ore, 6 ore e mezza sulla bici al non fare nulla il giorno dopo è troppo brusca come transizione, quindi li troverete nei giorni di recupero attivo fare comunque 70-90 minuti di rulli blandi, di pedalata blanda per mantenere un certo continuum, un certo momentum nell'azione e nel movimento, comunque non staccare bruscamente. E quindi Erika, io penso di averti risposto in modo già esaustivo. Anche qua è molto importante, collegandosi con il discorso della freschezza mentale e freschezza fisica, entra in gioco il discorso della varietà settimanale in un programma di allenamento. Come avevo già detto, i giorni di recupero attivo servono anche per mettere varietà ad una routine che diversamente sarebbe sempre fatta dagli stessi movimenti. Questo è vero e si applica a qualsiasi livello, dal podista al ciclista al canottiere. Se fate tutta la settimana sempre le stesse cose, quindi vogare tutta la settimana, correre tutta la settimana, andare in bicicletta tutta la settimana, a prescindere che il lavoro sia ad alto impatto articolare o a basso impatto articolare, prima o poi incapperete in qualche infortunio o disagio da usura per ripetitività, quindi muovere sempre il corpo nelle stesse leve biomeccaniche, angolazioni meccaniche. Perché a questo proposito faccio introdurre nella settimana di allenamento ai miei allievi due sessioni di cardio fitness? Perché voi potete anche essere gli atleti più allenati al mondo nella vostra disciplina specifica, ma vi accorgerete che dopo 6 mesi di sempre e soltanto squat o affondi frontali, vi basterà introdurre delle accosciate laterali per percepire il giorno seguente e il giorno ancora dopo, quindi entro le 48 ore, dei DOMS, che sono i dolori del giorno dopo, che nemmeno vi fate un'idea. Ma questo cosa significa? Significa che non siete ben condizionati o non siete ben allenati? Assolutamente no, significa che avete dato al corpo uno stimolo per andare a fare un aggiustamento, un adattamento. Quindi basta semplicemente cambiare
dei movimenti o fare qualche cosa di nuovo per spezzare, ed ecco che la testa e il fisico ne andranno a giovare per apportare degli adattamenti o comunque abituarsi a fare cose nuove che staccano dalla monotonia di cose sempre uguali tutta la settimana. Come avevo già ribadito in un video precedente, presto o tardi chi fa sempre le stesse cose prima o poi ci sarà, cioè arriverà il momento in cui da qualche parte l'infortunio andrà a colpire, spesso per usura. Capita di vedere atleti che subiscono fratture da stress. La frattura da stress è proprio un esempio di quanto vi sto spiegando. È una frattura spesso da usura e sovraccarico per ripetitività di uno stesso movimento. Quindi è un discorso, sono discorsi molto molto delicati e in cui un bravo coach, un bravo preparatore deve essere sempre capace di inserire, introdurre varietà ad una settimana di allenamento, varietà negli stimoli, varietà nelle zone di intensità, proprio per creare un blocco, cioè uno stimolo nuovo di adattamento e non stagnare, ristagnare sia a livello fisico che a livello mentale. Quindi ancora una volta ne approfitto in questa risposta che sto dando a Erika per consigliarvi di introdurre almeno un paio di volte alla settimana protocolli di multisport per variare, per spezzare, che non devono necessariamente essere sessioni strutturate, ma possono essere sessioni di supplemento, consolidamento / complemento aerobico, appunto di rigenerazione. Ecco Erika, con questo concludo, che siamo già quasi praticamente a 13 minuti di video. Questo è il mio concetto di giorno di rigenerazione, giorno blando, che appunto può essere assolutamente anche un'attività alternativa, completamente, che può essere anche agli antipodi da quello che si va, che normalmente si va ad allenare. Quindi il concetto di come intendo il recupero attivo personalmente credo che sia stato esposto nel modo più chiaro possibile. Concludo, e qua mi riaggancio al video precedente sull'allenamento polarizzato, la stagnazione atletica subentra anche per l'incapacità dell'atleta, spesso amatore, di interpretare il recupero attivo. Non è infatti assolutamente raro trovare soggetti a cui viene prescritto dopo una sessione di lungo qualitativo, cioè lungo collinare impegnativo per le gambe, al lunedì viene prescritto un allenamento, viene prescritta un'uscita da 30-40 minuti di jogging blando. Il jogging blando dovrebbe essere fatto in zona 1 piena, al massimo un principio di zona 2 delle zone del GPS, che significa oscillare tra 130-135 battiti al minuto di
frequenza cardiaca, e invece vediamo delle sessioni di jogging in zona 3, zona 4, il che non significa non aver fatto recupero attivo, bensì una sessione di allenamento canonica. Benissimo ragazzi, come sempre, questa era una pillola molto molto semplice, discorso semplice da un lato, ma non banale, perché vi ricordo, purtroppo le cose semplici vengono, in quanto tali, vengono dimenticate con molta facilità e sottovalutate. Molto bene ragazzi e amiche, con questo vi saluto come sempre. Se avete domande, curiosità, contattatemi ai link che trovate in descrizione. Se volete dei programmi personalizzati e strutturati sui principi che vi ho appena spiegato, contattatemi. E se avete ulteriori domande, scrivetemi nei commenti qua sotto. Detto questo, vi saluto, buona settimana, buoni allenamenti intelligenti e come sempre a bombazza!